ci provo, Presidente. Allora, innanzitutto dispiace che il consigliere Figliomeni strumentalizzi il voto sulla sua mozione dicendoci che non siamo vicini alle famiglie in difficoltà, perché questo ovviamente non è vero. Non solo ci siamo impegnati in questo periodo di lockdown a collaborare con il gestore che non ha fatto e non sta facendo solleciti di pagamento, distacchi, anzi sta facilitando anche le UNDE e sta anche le utenze non domestiche, sta anche ricalcolando eventuali bollette errate per mancata comunicazione da parte di amministratori di condominio, del numero dei componenti di ciascuna unità immobiliare e anche del numero invece dei nuclei in generale. E tra l'altro siamo così distanti, come dice il consigliere Figliomeni, dalle famiglie che invece durante questo periodo abbiamo per esempio avuto il piacere di aiutare una signora con due figli a carico che purtroppo per questo periodo che ha portato e porterà ad una crisi economica pesante è rimasta senza stipendio e non poteva pagare l'affitto e il proprietario di casa gli ha staccato le utenze perché erano ad egli intestato per via di questo mancato pagamento e quindi ci siamo prodigati con il gestore a fare in modo che questo non che gli venissero riallacciate le utenze in questo momento dove è importante avere l'accesso all'acqua per motivi igienico-sanitari in generale, in questo momento ancora di più. Non solo, un altro aiuto è stato fatto ed è stato anche ampliato ulteriormente il bonus idrico a livello locale nel lato 2, che agevola le famiglie che sono in difficoltà. Giusto per dare qualche numero e una spiegazione, il bonus idrico a Roma in realtà è doppio. Perché? Perché uno è previsto da ARERA, quindi secondo regole nazionali, con ISEE basso, e consiste in 55 metri cubi all'anno al nucleo familiare di tre persone, quindi parliamo di circa 18,25 metri cubi di acqua a testa, a nucleo a componente familiare, e un altro invece è definito localmente, quindi all'interno del lato 2 ed ha una soglia più alta rispetto a quello nazionale ed è previsto per i redditi fino a 23.000 euro ed è diviso in due fasce. La prima fascia prevede 40 metri cubi a persona per un ISEE di soglia inferiore rispetto a quello previsto da ARERA, invece 20 metri cubi hanno a persona se l'ISEE supera la soglia stabilita da ARERA. Il tesoretto che chiamiamo tesoretto che ACEA 2 prevede per il bonus idrico ammonta a 2 milioni di euro l'anno e vanno in tariffa e dall'ultima approvazione tariffaria il gestore ha aggiunto un ulteriore milione di euro che era poi residuo degli anni precedenti, quindi di fatto andiamo a parlare di 3 milioni di euro. I due bonus si possono utilizzare insieme, quindi utilizzando insieme il costo del consumo idrico per le famiglie bisognose diventerà esiguo e ricordiamo anche sempre che nel periodo di lockdown non solo ACEA, stiamo a Roma, parliamo di ACEA, ma in generale ARERA ha anche emanato su input parlamentare una delibera per bloccare ogni sollecito da parte dei gestori, ogni interruzione di flusso e l'ordine di riallacciare utenze staccate, quindi ad oggi non ci sono utenze staccate. Per quanto riguarda quello che ha detto il consigliere Fassina nella sua esposizione, io ci tengo a precisare invece una cosa, per cui ha parlato della nostra prima stella, tutto giusto, però per quanto riguarda ha detto un'inesattezza che è grave perché lui di fatto ha detto che non eravamo a favore in sostanza della costituzione di un'azienda speciale di diritto pubblico, cosa che non è vera perché nel novembre 2017 nella sede competente, ovvero la conferenza dei sindaci del lato 2, lo abbiamo fatto votare in conferenza dei sindaci, abbiamo aperto un tavolo in città metropolitana con i sindaci, i rappresentanti dei sindaci, ovviamente non tutti, anche con persone tecnici, economisti, sulla materia per cercare di studiare un modo per andare poi a spingersi, insomma, a creare, a trasformare ACEA come azienda speciale di diritto pubblico. Poi questo tavolo ha avuto una battuta d'arresto, ma semplicemente per il deposito della legge nazionale che prevede appunto questa costituzione, quindi va in questa direzione e dunque auspichiamo la collaborazione da parte del consigliere Fassina e anche dei suoi colleghi parlamentari e dei colleghi parlamentari che siedono anche sugli scranni capitolini, la collaborazione sui lavori di questa legge e anche sull'approvazione. Andando nel merito della mozione proposta da Fassina nei vari punti, lui parla come ultima cosa, ha enunciato la tariffa di quarantena. Ora,
Sicuramente è di buon senso, è condivisibile, però c'è anche, dobbiamo essere anche un attimino realisti. Perché? Perché tecnica, per quanto possa essere condivisibile e di buon senso, tecnicamente ci possono essere delle difficoltà di attuazioni, perché a chi devi applicarla, come, soprattutto quali sono i parametri. Posto sempre il fatto che stiamo parlando di una cosa che non si decide nel consiglio comunale, non è competenza della giunta, tantomeno della sindaca. Però il tecnicismo dove sta, se ci andiamo a riflettere, che la tariffa è composta da costi e investimenti. Con una tariffa calmierata, ripeto, di buon senso, giustamente, non c'è pericolo che non vengano coperti gli investimenti, ma soltanto i costi. Gli investimenti sulle reti sono già previsti dal piano d'ambito. Non solo, faccio anche notare che con questo Covid, che non potevamo prevedere, si possono però prevedere una contrazione di investimenti, non solo per Acea a Roma, ma anche in generale in tutta Italia. E i gestori del servizio di idrico integrato, più definiamo così, più piccoli, che quindi non hanno magari un facile accesso al credito, avranno una percentuale, probabilmente potranno avere una percentuale di riduzione degli investimenti considerevole. Ecco, quindi in questo senso sarebbe, per andare sul concreto, perché di fatto non si può, cioè ce lo dobbiamo dire sinceramente, non è che si può fare di più. Quindi bisognerebbe ragionare sul bonus idrico, quindi aumentarlo a livello nazionale, cercando quindi di rendere più ampio quello che già è previsto da ARERA, ampliarlo, non Mi dico avvio a fare, cioè più o concludere, meno, consigliere. sì, sto per concludere, scusi Presidente, quindi renderlo affine più o meno a quello locale, in modo tale che ci possono accedere più persone. E in questo momento i nostri parlamentari si stanno adoperando per un'interlocuzione con chi di competenza, proprio per ampliare il bonus idrico, e quindi chiediamo una maggiore collaborazione. Poi cos'altro? Poi ha chiesto anche l'efficienza della rete idrica, molto rapidamente perché devo avviarmi a conclusione, però facciamo un piccolo passo indietro. Anche qui nel 2017, quando ci fu, ricordiamo tutti, la crisi idrica, ricordo che sono state analizzate, è stata analizzata tutta la rete idrica, sono stati attuati gli interventi, le perdite sono state ridotte dal 44% al 30%. Sicuramente è stato fatto un buon lavoro, ma è ovvio che non è abbastanza. Ovvio anche che ci vuole del tempo per arrivare a delle condizioni ottimali. Stiamo seguendo gli sviluppi con il gestore a livello romano e anche a livello locale in conferenza dei sindaci, e quindi ci aspettiamo quindi che con i lavori che Acea sta mandando avanti si Bene, possano ridurre bene, ulteriormente la percentuale di acqua dispersa. Ultimissima cosa, la richiesta di sospensione dei dividendi. Quindi il consigliere sicuramente me lo insegna, lo sa meglio di me. È difficile, è complicato chiedere ad una quotata in borsa di non distribuire gli utili al bilancio, anche perché nel caso di una holding, come per esempio Acea, non stiamo parlando soltanto del servizio idrico integrato, ma anche di altri settori come l'elettrico e l'ambiente, oltre poi ovviamente avere i diritti dei soci. E ricordo che comunque nel nuovo tariffario è già previsto un fondo di accantonamento per la realizzazione di opere idriche aggiuntive, che si chiama FONI, e resta poi in bilancio delle aziende che gestiscono il servizio idrico integrato, e quello si può utilizzare. Comunque, ad ogni modo, anche per questa mozione ci asterremo, auspicando comunque i consiglieri parlamentari ad adoperarsi nella sede competente. Grazie.